è mai capitato di andare in bicicletta qui a Roma per qualche motivo? No, non mi è mai capitato, neanche a Milano se per quello, però se c'è la possibilità ce la do volentieri. Qual è il trasferimento? Spesso nel mondo dei motori si parla delle possibilità di trasferire tecnologia dal mondo delle corse al mondo dell'utente finale. Questo rapporto all'interno del mondo del ciclo, secondo te ormai è assolutamente sviluppato in pieno ciò che avete, magari dopo pochi anni è già a disposizione del pubblico che magari affolla anche una manifestazione come Moto Days e Bici Expo? Sì, generalmente quello che si prova sulle corse poi viene portato subito sulle biciclette su strada, è un po' più semplice il passaggio rispetto alle moto, c'è meno tecnologia. Oggi c'è sicuramente il cambio elettronico che è stato già portato al pubblico, che è stato sviluppato prima sulle squadre corse, ma dopo poco tempo è stato prodotto e venduto al pubblico. Una domanda da giornalista te la devo fare. È un momento in cui il ciclismo, inteso da un punto di vista professionistico, è un po' nell'occhio del ciclone. È un momento difficile in cui però l'esperienza e l'esperienza positiva di grandissimi campioni del passato come te, di grandissimi campioni punto, perché poi è una mia opinione, ma non si è campioni del passato, si è campioni e basta. Qua abbiamo due esempi più o meno recenti. È un momento in cui l'esperienza del grande campione serve doppiamente per invogliare da un lato il pubblico, il grande pubblico, a prendere una bicicletta e per dare delle linee guida per chi invece vuole fare del ciclismo un vero e proprio sport, una vera attività sportiva. Diciamo che i campioni sono per invogliare il pubblico a avvicinarsi al ciclismo, perché qui i giovani avvicinare al ciclismo, i giovani che sono poi la linfa vitale del nostro sport. Speriamo di continuare e di ripartire nonostante i periodi magari negativi che ci possono essere stati nel nostro mondo. Ultimissima domanda, te la faccio in termini di passione pura prima di passare a Max Biaggi. Elicottero, moto, bicicletta, escludendo il momento in cui taglio un traguardo, Stoccarda, Benidorm che sia, dal campione del mondo, ma qual è lo strumento che alla fine ti ha stupito di più? Non quello che ti ha dato forse emozione, ma quello che ti ha fatto dire non avrei mai immaginato di arrivare più qui. Diciamo che quando correvo pensavo all'elicottero, adesso che sono all'elicottero penso alla bicicletta, quando sono in moto va bene, vado via prudente. Sembrano dei passi che non pensavo di poter fare, ma che fare. Un applauso a Gianni Bugno, straordinario campione delle due ruote